pomeriggio, ciao! Eccolo! Ciao! Ti stavamo proprio aspettando, vieni, vieni qua con noi! Ciao Johnny, vieni a giocare con me! Mi spiace Chico, ma devo andare dai miei nonni! E questo è il libro che si chiama Io mi chiamo Topo Tip. Allora, Topo Tip ha le orecchie grandi e rotonde, più o meno come le vostre. Vedo che in testa avete quasi tutti delle orecchie proprio come Topo Tip. Il nasino piccolo, come voi. I baffi lunghi e una bella codina. Voi ce l'avete la coda? No, fatemi vedere perché non ci credo. Fatemi vedere, avete la coda o no? Su, sui piedi, voglio vedere se avete la coda. Tu no? Tu no? Tu c'hai la coda perché non ti alzi? No, solo anche solo così. Così per controllare, non ce l'hai. Beh, insomma, abbiamo una cosa diversa da Topo Tip, non abbiamo la coda. Non avete i baffi? Fa vedere, vieni qua vicino. Guarda che un pochino ce ne ha. Tu ce li hai i baffi? Fa vedere. Non è però è un gran bel cappello. Allora, mettetevi a sedere. Va bene, anche io. Poi Topo Tip ha un grande amico. Il suo amico si chiama Teddy ed è un orsacchiotto un po' particolare. Stiamo sempre insieme e gli racconto tutti i miei segreti, dice Topo Tip. Teddy, niente storie, se abbiamo finito di giocare dobbiamo rimettere a posto i giocattoli, l'ha detto la mamma. Ecco, questa è la famiglia di Topo Tip, la mamma, il papà e la sorellina Tippi. Tutti insieme loro si chiamano famiglia. Tippi è piccola, è la sua sorellina piccola e a volte un pochino mi fa arrabbiare, ma è la sorellina più carina del mondo. La cosa che mi diverte di più di tutte è di giocare con mio super miglior amico Jody. A volte... Beh, perché mi interrompete? Dov'è? Ce l'ho dietro! Ciao, Topo Tip, hai fatto una sorpresa questa volta, stava leggendo una storia! Vieni, vieni qui con me! Ah, attenta che gli pesti una cosa piccolissima! Ciao, Topo Tip, hai ritornato! Dove sei stato? A dormire, sì, buonanotte! A mangiare, ecco, mi sembrava! A dormire! Non mi dirai che sei andato a farti il bagnetto! Ma sì, buonanotte! Ciao, addio! Allora, stavamo... No, non lo vuoi mai fare? No, poco! Io ti stavo presentando e stavo leggendo proprio le tue caratteristiche principali e ho visto che tu come caratteristica principale hai una cosa che noi non abbiamo. Che cos'è una cosa che noi non abbiamo? La coda, lui ce l'ha! Wow, bellissima! Che bella codina! Tip, tip! Ma dove si sarà nascosto quel topolino? Su! Sai che oggi dobbiamo andare dal dottor Codoni, quindi vieni fuori e preparati. No e no. Ma Tip, hai preso il raffreddore e il mal di gola. Abbiamo bisogno di andare dal dottore. Solamente così potrai stare meglio.